Benvenuti alla consueta puntata di Caffè Sciolto. Oggi in questo speciale sport avremo come ospite un famoso calciatore. Nella sua lunga carriera si è spostato su e giù per lo stivale, da Napoli alla Sampdoria, Perugia, Arezzo e poi ci continuerà a raccontare lui. Addirittura anche all'estero, nel Granada, in Spagna. Presentiamo e salutiamo Antonio Floro Flores. Ciao Antonio. Ciao Laura, buonasera a te anche. Ciao. Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro È un invito di piacere. essere qui. Come stai? Bene, bene, tutto a posto, dai. Bene. Senti, io come no, ho appena accennato la tua lunga carriera, insomma, sei stato un po' ovunque, su e giù per lo stivale, no? Il 29 gennaio scorso, però, tu hai deciso di appendere le scarpette al chiodo, ma hai chiuso in realtà solo con il calcio giocato, perché tu non è che hai chiuso definitivamente con il mondo del pallone, no? Come si dice da me. Ma di questo parleremo dopo, perché adesso io vorrei parlare un po' con te, vorrei ripercorrere un po' con te questa bella e lunga carriera che tu hai avuto fino ad ora. Sei Va bene, d'accordo? Sei d'accordissimo. pronto? Sì, Ecco, prontissimo. innanzitutto tu sei napoletano e Sì. sei cresciuto nel rione Troiano, Traiano. vissuto Rione Traiano. Traiano e vissuto Traiano. a Secondigliano. Ho letto che tu a 10 anni già eri entrato nella prima scuola di calcio, no? Poi Sì. un giorno un tuo professore chiama papà perché gli vuole parlare. E tu tenevi paura di prenderle da papà, perché che gli ha detto il professore? No, beh, giustamente anche io faccio oggi con mio figlio, no? Quando magari so che non so dove punirlo, lo vado a punire sulla cosa che piace di più a lui, è il calcio. Però la realtà di mio figlio è totalmente diversa dalla realtà che vivevo io. Quindi mio padre giustamente lo diceva a fin di bene per me, no? Diceva io sono d'accordo su quello che dice lei, però mio figlio l'unica cosa che sa fare è per toglierlo comunque da un quartiere che comunque era pericoloso. E automaticamente disse, se io non lo mando al calcio, questo starà, comunque ci giocherà per strada a calcio, perché fermarlo è impossibile. Il Quindi è professore l'unica. voleva che papà ti punisse Sì, togliendo il mio padre, calcetto. sì, ma giustamente nella ignoranza di mio padre che giustamente lavorava dalle 6 di mattina alle 6 di sera. Diceva è l'unica cosa che sa fare. Se gli levo pure quella, sto ragazzo in futuro che gli farò fare? La scuola non gli vuole entrare perché le prendevo su tutte le ragioni. È Ma l'unica cosa soprattutto che. papà diceva no, e che lo lascio per strada a fare altro Ma lui lo in diceva quel più per tempo. quello. Lui Perché? indicava lui lo indicava più per quello, no? Per Esatto. questione di non farmi stare per strada, perché se non avessi giocato a calcio lì ci avrei giocato comunque per strada. Tanto vale, mi dice, Diciamo, mandarlo lì. no? Ecco, Sì. tu sei cresciuto in un ambiente un pochino difficile, no? Sì. Negli anni in cui era davvero. Erano tempi difficili, insomma, tu hai raccontato addirittura che era sovente che camminare per strada, insomma, si sparava facilmente, Ah, si sentiva qualcuno sparare, insomma, erano. diciamo che è un po' i quartieri popolari di Napoli, no? È così, i quartieri spagnoli, Forcella, Secondigliano, Napoli, sappiamo come sono, è inutile nasconderci, però Però mi faceva hai parte detto della. che il calcio ti ha salvato. Sì. Ti ha salvato la vita e lo racconti proprio con l'orgoglio di chi ce l'ha fatta. Ma sì, lo racconto con orgoglio perché so che cosa ho provato e che emozione mi ha dato il calcio e mi ha tolto dalla strada perché comunque. Sicuramente non avrei fatto il criminale perché ho paura, quindi questa è poco ma sicura. Questa è poco ma sicura, però sicura perché in tutto quello che si può dire, però mi hanno dato un'educazione i miei genitori che va al di là della scuola e di tutto, mi hanno dato la cultura del rispetto, che quello per me è sempre stata la base. Quindi non avrei mai fatto altro che comunque lavorare, però. Svegliandomi alle 6 di mattina, facendo i sacrifici come qualsiasi cristiano che fa nel mondo, e non aver fatto quello che comunque amassi fare.
Quindi, ripeto, ho voluto fare quello e l'ho voluto fare dal primo giorno. Non che sia un'offesa lavorare, anzi, è un orgoglio e un privilegio. Oh, vabbè, era la tua passione, ne hai Però fatto, eri bravo e ne hai fatto un lavoro. avevo una sola voglia nella vita, quella di giocare a calcio, e ho fatto di tutto per arrivarci. Ho fatto sacrifici da piccolo per raggiungere gli obiettivi che ho raggiunto nella mia vita. In quegli anni '80, insieme a te, crescevano altri talenti del calcio, no? Nelle tue zone, Cannavaro, Foggia, Cutolo. Siete delle Sì, belle eccezioni, insomma. era una bella realtà. E poi comunque giravamo ogni fine anno per fare le partite di calcetto, perché eravamo della stessa età più o meno, tranne Fabio Cannavaro che era più grande, il resto eravamo tutti della stessa età. Ci incontravamo lì per fare comunque partite di calcetto, ci sfidavamo, ci tenevamo in allenamento. E ripeto, era tutto perché comunque alla fine era il sogno di parecchi ragazzi del quartiere nostro, no? Però purtroppo non tutti ci sono riusciti. Oggi in tanti comunque chi è in galera, chi è morto, chi comunque fa questa vita. Io mi reputo un fortunato, io insieme a altri che comunque ci siamo riusciti. E spero che questa cosa qui sia ad esempio per tutti i ragazzi che vengono dal nostro quartiere, perché comunque noi facciamo il lavoro più bello al mondo, ci guadagniamo, ci divertiamo, non male che abbiamo fatto dei sacrifici, ma dei sacrifici piacevoli. Certo. Senti, a 17 anni, nel 2001, tu esordisci praticamente in Serie A nel Napoli. Suppongo che per un napoletano, no, che tifoso anche di quella squadra, sia stato come realizzare proprio il sogno della vita. Che emozione hai provato in quel periodo? Non si può descrivere, perché ancora oggi a vedere una foto, a provare quell'emozione, ti viene sempre la pelle d'oca, perché, ripeto, qualche settimana prima parlavamo con gli amici, ci pensi un giorno, andiamo in ritiro con la squadra, con la prima squadra, e ci siamo ritrovati tutti e due, lui con l'Ancona e io con il Napoli ad andare in prima squadra. Quindi per me era un motivo d'orgoglio per me e per i sacrifici dei miei genitori, ma in quel momento non capivo niente, avevo tutto intorno e tutto il mondo ai miei piedi e non pensavo a quello che mi stesse succedendo. Ripeto, Era troppo era grande l'emozione, praticamente. qualcosa di indescrivibile, perché comunque riuscire a guadagnare più di tuo padre a 16 anni, non ti rendi conto di quello che ti sta capitando. Però, ripeto, questa cosa non ho mai fatto sentire un peso alla mia famiglia, anzi. Fino a che ha potuto gestito sempre tutto mio padre, poi è normale che cresci, diventi autonomo e vuoi diciamo sperperare un po' i tuoi soldi a modo tuo. È mio padre che ti incorreva per dire conserva il pane per quando viene la sete, mi diceva sempre. Queste sono le Metti parole da che non parte, dimentico metti mai. da parte. Stipo che trovo, Stipica dicevo. tuo, stipica tuo, certo. Quindi Senti, ho e avuto poi sempre sempre. un. Dimmi, scusami. No, dico, ho avuto sempre dei genitori comunque con la testa sulle spalle, non si sono mai Che montati, è una grande fortuna, no? vivono tuttora nella stessa casa perché hanno detto noi siamo là di qua e vogliamo morire qua. Mi hanno fatto spendere una fortuna in una casa popolare, quindi voglio dire, però è il loro sogno farsi la casa della vita e ho fatto sì che si avverasse. Che meraviglia. Senti, e tu poi, sempre con Napoli, hai fatto una stagione in Serie B, dopodiché sei passato alla Sampdoria e poi a un certo punto tu ci sei tornato in quella società partenopea, però intanto era fallita e diciamo che ti hanno lasciato senza contratto. Ma quindi specifichiamo, non sei stato tu a rifiutare di ricominciare dalla Serie C, ma è stato il contrario. Però le voci sono state queste, no? Che tu avessi rifiutato di ricominciare da quel punto. So che ci sei rimasto molto male perché hai sofferto a causa di questa cosa, no? Di questa voce, Ma perché poi che cosa è accaduto? Ce lo no, è racconti? accaduto che ti ritrovi, come ti dicevo prima, ad avere il mondo ai tuoi piedi, ad avere tutto il mondo contro, perché per me Napoli era il mondo, no? Era il mio mondo, era la mia Napoli si è città. arrabbiata praticamente per questa cosa, Sì, pensava che tu non volessi. si è arrabbiata perché giustamente io alla mia età non avevo la forza e il potere di rispondere a determinate persone perché ero piccolo. Avevo solo voglia di giocare a calcio. Sono stato messo in mezzo in una cosa più grande di me e chi mi ha messo non ha pensato che comunque
la ripercussione che potesse avere sulla mia carriera, sul mio futuro, perché essendo napoletana, ami la tua città, ami la tua maglia, ami la tua gente, ti hanno fatto fuori e ti vengono a dire che comunque tu hai tradito la tua città. Io sono un uomo di principio e dico sempre la verità, forse questo è un grave problema. Ho la coscienza apposta, chi mi conosce sa quello che ho fatto, le manifestazioni con i tifosi del Napoli. Non mi interessa di quello che pensa la gente di me, ma la cosa che penso io di me stesso, sinceramente, perché penso di me stesso che ho sempre rispettato tutto e tutti. Non ho mai mancato e mai voluto mancare di rispetto a nessuno, quindi ho la coscienza apposta, però trovarsi a 18 anni che ti graffiano la macchina, ti cacciano da ristoranti, ti sputano in faccia, sai. C'è il rischio che comunque ne possa ripercorrere sulla tua carriera, tanto è vero che poi quell'anno ho firmato il 9 settembre per il Perugia, firmato la prima partita, mi sono sfondato un muscolo e sono stato 4 mesi fermo, perché comunque per aspettare il Napoli non ho fatto altro che non allenarmi facendo manifestazioni, queste cose qua. Però ripeto, ho la È stato coscienza un troppo a brutto posto. momento, diciamo quello è stato un brutto Sì. momento per te. È stato un momento della mia carriera che mi ha Certo, segnato tanto, eri tanto giovane mi anche. ha fatto diventare anche uomo, però sinceramente mi ha fatto crescere prima, mi ha fatto maturare, perché poi sono dovuto andare via di casa a 18 anni, ho dovuto fare il papà, ho dovuto fare tutto quello che comunque a 18 anni un ragazzo non può fare, perché a 18 anni ognuno di noi pensa a divertirsi, a star bene, a uscire con i compagni, a fare le serate. Io purtroppo sono dovuto crescere in fretta e avere delle responsabilità, e comunque una città contro, sai, ed è brutto perché negli anni ogni volta devi sempre specificare il tuo problema. Gli altri sono andati via, perché chi mi ha messo in mezzo è andato via, oggi fa una vita tranquilla, e ancora oggi io a Napoli comunque becco sempre qualcuno che dice tu hai tradito il Napoli, e questo fa Un po' sempre quella male. volta tu hai tradito il Napoli, sì. Alla Quindi fine Napoli è così, è la città ripeto, io ho la così. coscienza apposta, non mi Hai la interessa niente coscienza. di Vabbè, nessuno. l'abbiamo chiarito un'altra volta che non sei stato tu praticamente a No, ma no, non rifiutare è di che non voler sono stato io, non è ricominciare. che, ma sfido chiunque a dimostrare che io avevo firmato prima che il Napoli fallisse. Questo lo dico, sfido chiunque. Io ho firmato quando ho saputo che il Napoli già aveva una squadra. Quando io stavo aspettando una chiamata del Napoli, mentre il Napoli di De Laurentiis, che giustamente lui forse non mi conosceva nemmeno, non mi hanno chiamato. E chi mi doveva chiamare ha chiamato dopo che io ho firmato con il Perugia, perché già sapeva tutto, per dire poi mi hanno chiamato. Ma era troppo facile così. Io Noi sono un uomo, dopo si è andato. mi Sì, reputo dimmi. un uomo. La mia parola vale più di ogni altra cosa, non esiste. Quindi avevo firmato aspettando loro. Loro avevano già la squadra ben fatta, ho rispettato le scelte, solo che non si aspettavano magari la domanda su di me in sala stampa. E quella è stata la prima domanda che giustamente sono arrivati e già avete lasciato un giovane talento andare via. E loro sta cosa non sapevano come affrontarla e hanno buttato a me in mezzo, era molto più La facile. prima cosa che è venuta in mente hanno risposto Però va praticamente. bene così, è mai passato, ma ripeto, mi ha fatto crescere e diventare uomo. E tu poi sei andato, hai detto, sei andato al Perugia, sei stato in tante altre squadre, no? Sì, poi ho Imperi, iniziato a girare un Spalletto, po', ho Udinese. fatto, diciamo, un po' la vita da vagabondo. Esatto, sei andato un po' su e giù per il nostro bel stivale e poi a un certo punto hai anche fatto la scelta di andare a giocare all'estero. In Spagna col Granada. E senti, ma tutte queste scelte sono state azzeccate oppure hai qualche rimpianto? No, non sempre sono state azzeccate, perché comunque a Granada sono andato via perché comunque non volevo rimanere con l'allenatore che c'era, perché non mi ero trovato bene, sono dovuto scappare via. A volte purtroppo per prendere scelte affrettate si fanno scelte sbagliate. Solo io e la mia famiglia sa la scelta che abbiamo fatto, quello che abbiamo dovuto passare, che è il ripercorso sulla salute dei miei figli. E non la perdonerò mai a chi me l'ha fatta fare, quindi ogni volta che parlerò questa cosa la terrò sempre stretta a me, perché questa è una cosa che mi ha fatto molto male. È stata una delle peggior cose che mi sia capitato, perché quando poi si toccano i figli proprio divento una bestia, e quella è stata per me una cosa molto grave, abbandonare e mettere in difficoltà i miei figli per una scelta affrettata.
perché giustamente non è che è stata scelta è stata sbagliata la scelta, ma in quel momento era una cosa da non fare perché non ero pronto, perché non ho pensato alle conseguenze dei miei figli. E purtroppo, però, ripeto, quando si è giovane e si è incosciente, si fanno delle scelte un po' affrettate. E questa persona purtroppo mi ha fatto del male per scappare via. Ripeto, quella è stata una delle poche scelte sbagliate. Però tutte le scelte che ho fatte, in bene o male, ho sempre tratto comunque dei benefici, perché insomma, è stato sempre comunque un crescere, un percorso di crescita. E quel no alla Juventus, ti sei mai pentito? No, mai me ne pentirò, perché quella scelta lì mi ha portato poi a fare cose belle a Genova, dove in quel momento avevo bisogno di sentirmi apprezzato. Ecco, questa è una scelta sempre dell'allenatore dell'Udinese. E i primi 6 mesi fatti lì per scappare sono andato a Genova, ma il no alla Juve è stato semplicemente perché io avevo voglia di giocare, volevo avere delle certezze in più che magari lì non mi davano. Certo. E a Genova le avevo, e tanto è vero che si è rivelata la scelta giusta, perché ho fatto 18 partite, 10 gol. Quindi penso che sia stata la scelta azzeccata, solo che dopo ho sbagliato a ritornare a Udine. Qualche Ma no, piccolo per sbaglio, insomma, c'è stato qualche. piccolo sbaglio che poi è stato un conseguirsi di errori, perché poi sono andato in, Senti. perché poi dopo che sono tornato a Udine, sono andato in Spagna. Dopo, per scappare dalla Spagna, sono andato a Genova, che forse non era il momento di ritornare. Sai, sono tante scelte che comunque purtroppo un calciatore fa. Eh beh, ma la tua carriera Perché d'altra parte è stata così lunga, no? Che necessariamente ti sei trovato di fronte a molte scelte, no? ma una Quindi. carriera di 20 e passa anni non si può sempre sperare di fare le scelte giuste, no? Ma Esatto. ripeto, l'unica scelta che rimpiango è quella di Granada, perché ho messo in difficoltà i miei figli. Messo in difficoltà. Senti, poiché la tua carriera su appunto sono 20 anni ed è lunghissima, quindi io ancora qualche domanda ce l'ho, tipo i gol, le cose, voglio fare un accenno anche alla tua famiglia e poi non posso mancare di farti una domanda anche riguardo alla scomparsa di Diego Armando Maradona, quindi io un po' di domande ancora ce l'avrei. Per cui, che dici se ci diamo appuntamento un'altra puntata così completiamo queste domande, mi togli quest'altra curiosità? Sei Va d'accordo? benissimo. Va benissimo. Ok. Allora io intanto ti saluto e ti do Ok. appuntamento, un appuntamento per la prossima puntata e saluto anche il pubblico che ci ha seguito in questo speciale. Vi invito a continuare a seguire tutti i nostri speciali sul sito www.caffesciolto.it e su tutti i nostri canali social e su YouTube. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci.